Ciao ragazzi, bentornati al Bar della Fotografia. Oggi finalmente ripartiamo con le interviste ai fotografi e oggi abbiamo il piacere di avere qua Federico Pecora. Buonasera. Che ci parlerà della sua fotografia. State lì! Ciao Federico! Ciao! Ben arrivato al Bar della Fotografia. Grazie. Federico, allora, io, come dicevo prima, è un po' che non faccio interviste ai fotografi e finalmente ripartiamo. E ho il piacere di avere qua te, passavi di qua, dalla Filanda, vi lasciamo qua sopra il video relativo alla Filanda così potete capire di che ambiente si tratta, perché andrei a scattare lì delle fotografie. Parlami un po' della tua fotografia, intanto come sei arrivato alla fotografia, intanto diciamo subito che è una passione, non è il tuo lavoro. No. Come sei arrivato di lavoro fotografia? Io sono fisioterapista. Alla fotografia mi ci sono avvicinato perché originariamente mi occupavo di ritratti, ma col carboncino, okay. Quindi ritrattistica su carta, classico, carboncino, soltanto che un po' in tutto quello che faccio, e maggior ragione nelle mie passioni, tendo a essere un po' pignolo, un po' eccessivamente attaccato talvolta pure al dettaglio, e quindi diciamo ero arrivato al punto che per ottenere il risultato desiderato ci impiegavo per fare un ritratto anche 2 settimane, ok, partendo da una fotografia. E quindi tendevo sempre all'iperrealismo e il percorso è stato, l'evoluzione è stata automatica, quindi sono passato direttamente era breve alla fotografia, anche perché poi a me piace molto il colore, ok? Quindi trasportare il colore su carta inizia a diventare un lavoro ancora più impegnativo rispetto al semplice carboncino bianco e nero, quindi mi mancava proprio il colore. E anche era limitante anche fare ritratti semplici, stretti di un viso, ok? Quindi iniziavo a desiderare appunto un'ambientazione intorno all'immagine che creavo, sempre desideravo farla sempre più ricca, sempre più piena di dettagli, e la fotografia è stata un'evoluzione naturale. Perché tu saresti passato dalle 2 settimane a non so quante. Esatto, a una vita, cioè nel senso ci avrei messo un mese a fare un ritratto, era impossibile. Troppo, quindi sei passato. Quindi tu come fotografia fai ritratto ambientato, sì. E poi anche qualche cosa di più che poi andremo a vedere. Sì. Che attrezzature usi, sia fotografiche ma soprattutto di luce? Che luce ti piace? Ok, tendenzialmente cerco il più possibile di utilizzare la luce ambientale. Quando non è possibile, integro con luce artificiale che può essere continua o luce flash, ma cercando sempre di non farlo notare, perché comunque mi piace che nell'immagine restituisca un'illusione, almeno un'illusione di naturalità. Ok. E anche in studio scatto, cioè nel senso in casa mi sono allestito una sala posa, faccio anche scatti proprio da studio, ok? Quindi questo, però fondamentalmente quello che faccio in esterna cerco, come ho detto, di trattare la luce, ok, come se fossero luci artificiali, ma cercando di utilizzare la luce ambientale e o quantomeno di creare l'illusione che sia luce ambientale totale. Benissimo. E tu mi hai parlato di questo passaggio dal carboncino in bianco e nero al colore in fotografia, sì. Ma poi hai riconsiderato il bianco e nero in fotografia? Il bianco e nero lo utilizzo, però in proporzione molto minore molto rispetto minore al colore, perché è la visione che ho io, quantomeno, è a colori, colore. Senso, non riesco a separare le due cose, cioè nel senso luci, ombre, contrasti, sì, tengo in considerazione come è logico e necessario fare, ok, altrimenti l'immagine, come sappiamo tutti, sarebbe piatta e tutto, certo. Quanto, però il colore mi piace. Ed è giusto così. Mi piace, cioè, nel senso non riesco a eliminarlo. Hai una fotografia
di cui mi puoi raccontare un aneddoto che la mettiamo qua in sovrimpressione adesso, sì. Simpatico. Sì, sì, sì. Quindi, sì, cosa sì, è successo sì, con questa fotografia? Come succede spesso quando scatto, ok? Le foto a cui tengo di più, che più mi, diciamo, mi rimangono impresse, e nel caso specifico appunto c'è anche diciamo una situazione abbastanza divertente, sono le ultime, quelle mentre sto tornando alla macchina tendenzialmente, sì, ok, sto tornando a casa, e la foto che adesso comparirà qui da qualche parte nel video era proprio immediatamente prima di arrivare alla macchina, ok, stavamo praticamente per raggiungere la macchina abbiamo attraversato la strada, sì, avevamo fatto delle foto in un campo di girasoli poco prima, stavamo attraversando la strada, tramonto, linee della strada che convergono, allora cioè, è venuto automatico, ho detto alla ragazza: Alice, buttati per terra, ok, sdraiati in mezzo alla strada, esattamente in mezzo alla strada, sdraiati in mezzo alla strada che c'è la luce perfetta, sdraiati in mezzo alla strada, nella foto se guardate in alto al centro si vedono i fari di una macchina che si sta avvicinando, dice, sbrigati che abbiamo tempo di farne due contate, sdraiati e facciamole, ovviamente lei bravissima, abbiamo fatto subito, alzata via, altrimenti avremmo avuto Alice spiaccicata sull'asfalto. No, beh, dai, si sarebbe fermato. Almeno vedendo una situazione strana, cosa stanno facendo quei due lì, penso. Guarda, si sarebbe fermato. Ci siamo limitati a due scatti per evitare di scoprirlo. Benissimo. Ascolta, tu sei un fotografo molto giovane. Sì. Però nel tuo percorso so che hai introdotto recentemente anche l'analogico. Sì. Parlami di questo. Come mai hai voluto provare l'analogico? Che cosa che ti ha spinto? Allora, quello che mi ha spinto fondamentalmente è una cosa che tendo a farlo proprio di mia indole, è cercare nuovi spunti, nuove esperienze, nuove ispirazioni, perché fondamentalmente tante volte mi accorgo che tendo non proprio ad annoiarmi, ma un po' ad arenarmi, ok? E quindi cerco nuovi stimoli, come può essere la fotografia analogica, come può essere adesso ultimamente, per esempio, ho introdotto anche fotografia di paesaggio, cosa che non ho mai fatto in vita sì, mia, ma diciamo per cercare nuovi input, nuovi sia nuove sensazioni per quanto riguarda l'analogico, adesso ne parliamo appunto del perché mi ci sono avvicinato, ma sia anche nuove tecniche, ok, e nuovi metodi anche compositivi appunto nel paesaggio, per esempio, per includerlo poi e trasportarlo in quello che faccio nel ritratto. Nello specifico appunto ho introdotto l'utilizzo appunto della pellicola, fondamentalmente in primis perché mi ero accorto che col digitale scattavo tanto, ok, tanto, e talvolta anche mentre scattavo mi rendevo conto che sì, la scena la penso, la luce la penso e tutto quanto, ma tante volte un po' perché i tempi sono ristretti, un po' perché appunto non facendolo di lavoro non sto in un, diciamo, in un set con un team di tutti i professionisti, collaboratori, non so, proprio molto one man army, no? Sì. Ok? E quindi tante volte cerco di scattare il più possibile per portare a casa alla fine il risultato, ok? Perché talvolta appunto non c'ho tempo, non ho tutto il team, però invece ho sentito che era un, diciamo, andavo avanti un po' per inerzia a volte mentre scattavo, e invece avere gli scatti contati, avere una gamma dinamica da gestire molto di più rispetto a quella che può essere la gamma dinamica del digitale, avere qualcosa di più fisico, ok, un supporto fisico su cui imprimere l'immagine, qualcosa che poi rimane fisicamente, che non è certo soltanto una sequenza di dati, ok, avere qualcosa appunto di fisico. Mi fa dare più importanza allo scatto che sto facendo, ok? Soffermarmici di più, e anche se la maggior parte non mi soddisfano, ok? Ma proprio questo, il fatto che la maggior parte degli scatti che alla fine faccio in analogico
non mi soddisfano, mi porta a impegnarmi di più. Certo. Ok. E impegnarmi di più, e poi, nonostante non, la maggior parte non mi soddisfano, comunque anche pubblicarli per me è un mettermi in gioco, ok? E quindi rimettermi anche al giudizio di chi guarda le foto, ok? E anche se poi effettivamente non è che ricevo magari un commento negativo per la foto, però il commento negativo me lo faccio da solo, cioè nel senso non è che dico ok, quella foto non mi piace tanto, la nascondo, no, comunque la metto, la metti comunque, la metto comunque, la pubblico comunque, perché così so che non mi posso nascondere e la volta prossima cercherò di migliorare, di fare meglio, di essere magari più rapido, ok? Quindi pensare più velocemente, comporre più velocemente, studiare il set meglio, questo. Guarda, questa risposta è perfetta per me, perché sei il primo fotografo che mi risponde esattamente in questi termini, che secondo me sono, hai proprio colto il succo dell'utilizzare ancora oggi nel 2023, quasi 2024 perché siamo sotto Natale, ci siamo. utilizzare ancora l'analogico. È proprio tutto il percorso che hai spiegato adesso è perfetto, pensare di più, scattare di meno, sì. Questo ti porta sicuramente, dal mio punto di vista, a crescere, perché è quello che Silvio, che è qua dietro le telecamere, chiama la scattite, il continuare a schiacciare il bottone della digitale, sì, senza pensare, sì, hai il risultato subito, però il processo di crescita secondo me è più lento, sì, è più lento. Quello... Però tu... sì, scusa, e poi, no, scusate, quello, e poi appunto, dando un piccolo inciso, dandogli più tempo e più importanza, ogni singolo scatto, per esempio, di quelli che ho fatto in analogico, me lo ricordo, quelli digitali no, mi rendo conto che me li ricordo di più. Cioè, nel senso, se io vado, perché tra l'altro in analogico scatto molto di più situazioni che anche non scatterei in digitale, per dire, col digitale tendenzialmente appunto faccio ritratti, paesaggi, con l'analogico, essendo talvolta anche macchine un po' più compatte, più piccole, sì, le porto con me in altre situazioni, anche una gita, un'uscita, ok? E quindi tendenzialmente le foto che farei magari col telefono o con una macchina digitale più piccolina le scatterei e finirebbero magari sul computer, ok? E me ne dimentico. E invece, anche se poi non è che vado ogni volta ad aprire il mio diciamo il mio album con le fotografie, però tutte quelle che ho fatto in analogico me le ricordo. E questo, mentre parlavi, mi faceva venire in mente che quando vai a una mostra fotografica, quando tu hai la foto, probabilmente te le ricordi, perché anche se a te sembrano magari non come quelle digitali, magari gli dai in quel momento meno importanza, ma alla fine avranno più importanza, lo capirai col tempo. Perché quando tu vai a una mostra fotografica, almeno io ti parlo per quello che succede a me, quando c'è la foto veramente importante, quella te la ricordi per tutta la vita. Sì, sì. Poi ci sono quelle che passano e non ti ricordi, ma quelle veramente importanti te le ricordi. Facciamo un po' anche di curiosità, sì, dal punto di vista tecnico, perché i nostri follower poi possono, sì, vogliono anche sapere che cosa usi. Dal punto di vista digitale, che attrezzatura usi, che marca, e il tuo obiettivo preferito. Ah, ok. Allora, obiettivo preferito o l'unico obiettivo che mi terrei se dovessi togliere tutti gli altri? L'unico che terrei se dovessi togliere tutti gli altri, un 24-70-28. 24-70-28, che marca usi? C'ho il Sigmart di GDN, no, ma per Sony. Come macchina fotografica invece? Sony. Mentre invece con l'analogico con cosa scatti? Abbiamo un'ora per raccontare tutto quello che utilizzo. Va bene, ho capito. Okay. Quello, che capita. Posso, quello che posso, capita. Posso, no, quello posso. Che capita. Ho una Nikon F90X, una Yashica FX3 Super 2000,
una Yashica Mat 124G, una pletora di compatte, ok? E poi Vabbè, ho diverse questi li hai mai macchine. provati? No, bancottico no. Sarà uno step successivo, vedrai. Chi lo sa? Però adesso tu stai usando il sistema misto ibrido, Sì. cioè tu scatti a pellicola, poi Sì. dopo Sì. procedi a fare la Diciamo, sì, scansione. la scansione in digitale, sì. Federico, io sono curioso di capire però perché, va bene che è un primo passo secondo me, ma perché utilizzi il metodo ibrido? Quindi scatto a pellicola, sviluppo e poi il digitale e non completamente in analogico. Allora, non completamente analogico perché a me piace seguire tutto il percorso, diciamo dallo scatto fino diciamo all'immagine finale, Sì. ok? L'immagine finale che può essere digitale o stampata, ok? E il problema è che un po' per mancanza di tempo, un po' per mancanza di esperienza, un po' per mancanza anche di spazi, perché Ci vuole anche lo spazio. servono anche lo spazio, c'è poco da fare. Non potrei seguire tutto il processo se volessi, diciamo, stampare tutte le mie foto analogiche, ok? Quindi, faccio l'esempio, io a casa ho una pila di 5 o 6 libri di foto digitali stampate, perché? Perché, diciamo, ormai ho trovato un sito su cui, Ti diciamo, appoggi. mi appoggio per stampare e riesco ad ottenere il risultato che desidero. In analogico è molto il risultato è molto operatore dipendente, ok? Ognuno aveva il suo stampatore, ogni Esatto, fotografo aveva il suo quando non è stampava direttamente, molto ovviamente. operatore dipendente, quindi diciamo avrei Poco controllo. poco controllo sul risultato finale, quindi Sarebbe frustrante. esatto, dovrei cercare il laboratorio che mi fa la stampa come dico io. Poi talvolta io scatto anche con pellicole scadute, ok? Quindi ovviamente ci sono shift cromatici e diciamo tante sottigliezze che appunto andrebbero corrette scatto per scatto, ok? E che sul quale io non avrei alcun controllo e dovrei affidarmi completamente al risultato che mi consegna il laboratorio, e a quel punto al laboratorio faccio fare la parte quella più tecnica, che, nel Iniziale. senso il minimo indispensabile, la parte chimica, e poi per conto mio mi occupo della fase di Resto. scansione. Arrivando a chiusura di questa interessante conversazione, il tuo fotografo preferito nell'ambito ritrattistico, e visto che ti stai approcciando con il paesaggio in quell'ambito. Ok, in ambito ritrattistico, non tanto per la bellezza nel termine più, nel senso più letterale del termine, quanto più per diciamo, il lato proprio artistico della figura del fotografo attuale, intendo, nel Sì, senso sì, parlo di sì, sì. fotografi attuali, non i grandi fotografi della storia. Vabbè, nel senso lì ci sarebbe pure un'ora o 10 ore, 100 ore Non per abbiamo il elencarli tempo. soltanto. Al momento, artisticamente, Alessio Albi mi piace molto perché è in grado, rispetto magari ad altri, di riuscire a tirar fuori situazioni, composizioni, emozioni anche da One Man Army, ok? Un po' come faccio io, ma Sì, lui ovviamente ha un altro livello, ok? Nel senso riesce a tirare fuori immagini dalla potenza emotiva e visiva, anche stando lui una macchina e il suo soggetto. Questa è una cosa che faccio difficoltà a trovare in altri. sull'ambito naturalistico paesaggistico. Sull'ambito naturalistico paesaggistico, io mi sto approcciando proprio Ora, ora. quindi è un po' presto forse per Quindi, vabbè, parlarne. io posso, per quello che ho visto visivamente, come immagini, Enrico Fossati mi piace da impazzire.
lui utilizza molta post-produzione, sì. Ok, e quindi non mi fa impazzire a me, personalmente, l'approccio della, di questa abbondanza di post-produzione. Mi piace avere uno scatto già quasi, quasi pronto, posto. già in fase di scatto. Però le immagini visivamente sono incredibili. Bene. Grazie Federico di questa bella chiacchierata. Di nulla. Io spero che sia di ispirazione anche a qualche altro fotografo sull'approcciarsi all'analogico come ha fatto Federico, appunto per arrivare ad avere un'ispirazione a pensare di più, scattare di meno, pensare di più. Sto cercando di portare acqua al mio mulino, però giustamente. Però alla fine i nostri percorsi, come hai visto, convergono in più punti. In più punti, esattamente. Bene ragazzi, grazie di averci seguito e vi aspettiamo ancora con altre interviste ad altri fotografi che nel nostro cammino avremo. Intanto andiamo avanti con la nostra Camera Oscura, con tutte le altre serie che abbiamo, e salutando Federico vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Ciao, ciao, ciao Federico. Ciao.